Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa rubrica Il Punto di Non Ritorno. Per questa edizione del Punto di Non Ritorno abbiamo l'uomo tutto un riccio e un capriccio, dannazione a lui, il nostro Doc Nico. Ciao a tutti. Eccolo, vai Doc Nico. Ciao a tutti ragazzi. Narraci un po' della tua storia con l'hobby, come hai cominciato? Allora, ho iniziato... era il 2004, se non mi ricordo male. E andavi all'elementare? Andavo alle medie. Andavo alle medie all'epoca. Un altro che ha superato lo stacco degli elementari. Avevo questo vizio di andare alle medie a un certo punto. All'epoca era proprio il periodo boom del Signore degli Anelli. Era uscito il film, era uscito... non mi ricordo se era già uscito Le Due Torri o era ancora La Compagnia dell'Anello. Ma mi ricordo che, appunto, in preda all'hype per i film, perché mi piacevano un sacco, avevo visto che in edicola c'era un fascicoletto della De Agostini con un libricino, qualche colore, un pennello e 12 miniature in plastica da assemblare, ripulire, e con cui era possibile giocare una volta dipinte. Quindi ho preso per la primissima volta delle miniature, perché in passato non avevo mai avuto l'hobby del modellismo o comunque del collezionare soldatini, del giocare con i soldatini. Ci stai dicendo ti rovinò un'edicola, quindi. Esattamente, sì. Esiste ancora questa edicola? Sì, c'è ancora. Ma non ha più ovviamente le uscite. Esatto, non ha più quelle del Signore degli Anelli. E mi ricordo appunto che l'avevo presa tornando a casa dopo le lezioni del giorno, e nel giro di... ho iniziato probabilmente alle 3 del pomeriggio e ho finito la sera alle 8 di dipingere tutti questi 12 goblin di Moria. In maniera col senno di poi orripilante. Cercherò di recuperare anche qualche foto magari per farvi vedere i miei primi esperimenti pittorici. Ma mi ricordo che ero gasatissimo. Poi la sera mi ero messo a leggere il regolamento, la parte di narrativa dietro il gioco, e ero affascinato soprattutto dalle guide di pittura. Vedere così tanti colori, con così tanti modi di utilizzare i colori, che mi ha totalmente rapito. Poi mi ricordo di aver seguito per un bel po' di numeri questa collana. Mi ricordo il secondo numero, che conteneva l'ultima alleanza, quindi gli alti elfi di Elrond e i guerrieri di Gondor. Nel terzo c'era Frodo e poi via dicendo. Non li ho fatti tutti, ma se non ricordo male fino al numero 30-35 li avevo seguiti. Nel frattempo, in pratica quasi in parallelo, a novembre di quell'anno, in occasione del mio compleanno, mio padre mi portò in un negozio di modellismo di Monza, il Timone, che ora non c'è più, che mi ricordo di aver visto già in passato. Mi ricordo che aveva in vetrina qualche miniatura dipinta, qualche scatola di questo gioco, di questo Warhammer, che sembrava interessante, ma poi non ho mai approfondito. Sta di fatto che appunto nell'occasione di quel compleanno siamo andati insieme in questo negozio e... Qui è colpa di tuo padre. Qui è colpa di mio padre, esatto. Cioè, in realtà il modellismo l'ho conosciuto per colpa dell'edicola, Warhammer per colpa di mio padre. E motivo per cui finisti di fare il Signore degli Anelli. Esattamente, sì. È stato una sovrapposizione di eventi. E mi ricordo appunto di essere uscito dal Timone con il carro dei Guerrieri del Caos. Quello in metallo... oramai parecchio datato e credo neanche più in vendita. Di lì a poco, poi, sempre frequentando il Timone, mi ricordo di aver preso un po' di altre miniature, soprattutto carri in quel periodo, non so per quale motivo, ma mi ricordo il carro degli Elfi Oscuri. Hai avuto il tuo periodo carri. Esatto, sì. C'è chi ha avuto il periodo blu, chi il periodo viola, io ho avuto il periodo carri. Non ricordo perché appunto avessi questo strano pallino per i carri, ma ricordo di aver preso poi il carro degli Elfi Oscuri, quello degli Alti Elfi, quello dei Goblin. Insomma, tira più un carro del caos che... E poi mi ricordo, ho preso altre miniature di Warhammer Fantasy, mi ricordo un caporco su Viverna, qualche personaggio singolo. Le miniature che ti piacevano. Esatto, sì, all'epoca assolutamente erano miniature che mi piacevano. Di lì a poco poi ho aperto Games Workshop Monza, il negozio che tuttora frequento, e mi ricordo quel pomeriggio in cui sono andato con un mio compagno
del liceo, però, perché nel frattempo era passato un tempo. Attenzione, stiamo facendo un salto in avanti. Io però qua su queste terre esplorate mi sento io comincio a perdere l'età qui, sì. Non so più. No, io non mi ritrovo più, Mi ricordo appunto di essere andato avanti nel corso del continuo spazio temporale a bordo di un TARDIS fino a raggiungere l'età del liceo. Attenzione, cioè, citazione butta di così. Esatto. Doc di nome di fatto. Mi ricordo appunto di essere andato con questo mio amico e di aver fatto una demo a Warhammer Fantasy, perché fino a quel momento non avevo mai giocato. Era l'epoca della sesta edizione, quindi scatola base con Impero e Orchi. E mi ricordo appunto che in quell'occasione il manager dell'epoca regalò a me e il mio amico 4 copie del White Dwarf, che poi in pratica ho distrutto da non so quante volte le ho, esatto, sì sì. Da quante volte le ho lette, sfogliate, studiate. Le ho ancora, tra l'altro, a casa da qualche parte. Ma le resta, insomma. Esatto, quello, sì, i poveri resti di quei White Dwarf. E di fatto, più o meno dal liceo fino a oggi, ho continuato con l'hobby. Durante il periodo del liceo, meno. Con l'università poi ho ripreso tanto con l'hobby, ma sempre con solo la pittura, in pratica. Solo di recente, sarà un 2-3 anni in pratica, tre anni dall'uscita di Age of Sigmar in pratica, che ho iniziato anche a giocare, e da lì poi, cioè, ora posso ritenermi un hobbista a tutto tondo, diciamo così, quindi sia per quanto riguarda l'aspetto pittorico sia per quanto riguarda l'aspetto ludico, quindi con tornei, serate di gioco con gli amici e simili. Allora, modello preferito, gli altri poi soffendono. Però per quanto sia dipinto maluccio, perché ero un giovane esordiente. Esatto, no, esordiente no, perché qualche anno di pittura l'avevo già alle spalle, ma comunque le capacità non erano ancora mature. Devo dire Re Thorgrim porta rancore. I nani, come direbbe Richard Benson. Lui per quello che Che è la miniatura, come aspetto, cioè l'imponenza, per quanto sia un nano, comunque l'aspetto, quello mi è sempre piaciuto. Poi vabbè, il fattore nostalgia vale comunque anche per l'umile goblin di Moria e per il carro del caos, che comunque ho ancora nella mia vetrinetta dove custodisco le mie miniature. Essendo tu arrivato a un certo punto dove riesci a dipingere molto bene, quello che tutti si chiedono è: ma come avrà fatto a imparare a dipingere così bene? Quindi... Allora, dire il momento preciso in realtà è difficile, nel senso che non riesco a definire appunto un'epoca, una miniatura per cui ho detto ok, da questo punto so dipingere bene, diciamo così. In realtà è stato un continuum, perché appunto da quando ho iniziato l'università, appunto, ho iniziato a coltivare questo hobby con maggiore costanza, quindi cercando di dipingere ogni settimana e continuando magari nel frattempo a leggere e studiare tutorial, perché di fatto le due cose che più mi hanno aiutato nel mio percorso di hobbista sono state i tutorial. Quindi se avete la possibilità di guardare o leggere tutorial, recuperateli, sia dei tutorial passo passo, quindi che, per dire come dipingere una miniatura dall'inizio alla fine, sia e soprattutto quelli di teoria, perché sono molto utili per capire la composizione del colore, delle luci, quelli aiutano tantissimo, e soprattutto la pratica. Quindi non fatevi problemi se c'è una miniatura che non vi convince a buttarla in uno sgrassatore e rifarla. Oppure ricordatevi sempre che una miniatura è finita solo quando lo decidete voi, cioè una miniatura può tranquillamente essere ritoccata anche dopo mesi, quindi veramente dirti il momento unico singolo non lo so. Forse, allora, sicuramente un modello che mi ha messo, cioè che è stata una vera sfida da dipingere, è stato il semplice Liberator, che era in omaggio con il White Dwarf con l'uscita di Age of Sigmar, per cui ho deciso di mettermi alla prova e seguire un tutorial che era stato pubblicato gratis su YouTube da Ben Comets sul metallo non metallo, e ho provato a replicare quel tutorial in tutto e per tutto, quindi dipingendo uno Stormcast interamente in metallo non metallo. Forse quello è stato il punto di svolta. L'hobby è... Vabbè, a parte l'ovvia risposta, una passione. Ostia, c'hai ragione. A parte appunto l'ovvia risposta, una passione, che è quella che più o meno danno tutti, direi che è una fonte di aggregazione. Mi piace soprattutto per l'aspetto sociale. Nel corso di questi anni ho conosciuto persone che oggi posso definire amici, quindi sì,
posso tranquillamente dire che l'hobby per me è questo, è aggregazione, è avere una passione in comune, il trovarsi per divertirsi insieme, è questo. Consiglieresti quindi di diventare hobbisti? Sì, assolutamente, sì sì sì. Secondo te qual è la cosa più bella e più brutta che ti sono capitate durante la tua vita hobbistica? Allora, ti rispondo subito per la cosa più brutta, perché al momento non mi è capitato nulla di così brutto da associare a un cattivo ricordo del hobby. Allora, rammarico sì, effettivamente sì, adesso che dici così, l'essermi lasciato sfuggire è il rimartello quando c'era il 25ennale di Warhammer Fantasy. Quello è stato un grave errore. Quello è stato un errore gravissimo. Poi ho recuperato con quello del 30ennale di 40k, quello degli Space Marine con lo standard. Ancora però... in giro. Ci sarò ancora? Buona sapere. A quanti reni? Dipende, andiamo alla paesiera e lo troviamo. Ok, perfetto. Lì lo troviamo anche gratis. Esatto. Quello è buona sapere. Grazie Giulio. Ma quello più bello, boh, forse, allora, l'anno scorso a Rubiera, quando con i vari negozi GV in Italia si era organizzato un torneo a coppie a cui avevo partecipato con Andrea, l'attuale manager di GV Monza, che è un mio caro amico. E probabilmente quello, cioè la giornata passata così insieme, con così tanti hobbisti, con così tante persone che condividono la stessa passione, sì, penso sia uno dei ricordi più cari che ho del hobby. Quindi sì, 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 quella. Ce la fai un saluto? Assolutamente sì. Ciao a tutti, alla prossima!